La redazione di Radio FM1, Cronache Fermane, Cronache Picene, presenta Zoom. Politica, cronache d'attualità, confronti ed approfondimenti dalle Marche. Sono le 19.10 su Radio FM1 e torna all'appuntamento con Zoom, il programma di approfondimento politico condotto dal direttore di Cronache Fermane, Radio FM1, Giorgio Fedeli. Ciao Alessandro, benvenuto, benvenuti i nostri ascoltatori. Io ringrazio te, Alessandro Luzzi e Simone Corazza, che rendete tutto questo possibile. Ovviamente nuova puntata di Zoom, il programma di approfondimento di Radio FM1, come ricordavi giustamente tu Alessandro, e do soprattutto il benvenuto ai tre consiglieri comunali di Fermo, perché continuiamo la nostra carrellata di interviste a maggioranza e opposizione. E infatti questa sera do il benvenuto ai consiglieri di maggioranza della lista Piazza Pulita, Luigi Rocchi e Edoardo Candidori, e al rappresentante della Lega, quindi il partito all'opposizione, Lorenzo Giacobbi. Grazie e benvenuti. Buonasera. Grazie Giorgio, buonasera a tutti. Ovviamente con voi parliamo dei temi attuali, ma anche caldi, che stanno animando la piazza nel vero senso della parola, perché tengono banco soprattutto due questioni che io vorrei questa sera approfondire con voi per dare una visione a 360 gradi di quelli che sono gli argomenti più in voga in questo periodo, in questi giorni, in queste settimane a Fermo, sia la Casina delle Rose e la pista di ghiaccio. Io partirei proprio con la Casina delle Rose, perché in questi giorni di fatto sono stati giorni fondamentali. Perché? Perché siamo arrivati alla fase cruciale, diciamo definitiva, dell'alienazione di questo bene immobile, simbolo, uno dei simboli di Fermo, anche per l'ubicazione, si trova al Girfa, per quei pochi che ancora non lo sapessero, e l'amministrazione comunale ha deciso di alienare questo immobile proprio per una riqualificazione. Le opposizioni hanno alzato le barricate, poi si è arrivati all'alienazione. Il primo step è andato deserto, si è arrivato al secondo step nei giorni scorsi, sono arrivate due offerte all'incanto pubblico, ma nello stesso giorno, a distanza di poche ore, è arrivata anche una determina dirigenziale della dirigente del comune, che di fatto ha sospeso l'iter burocratico di alienazione. Perché? Perché mancava una congruità di stima da parte dell'Agenzia delle Entrate. Onor del vero, dobbiamo dire che proprio questa stima è stata richiesta a luglio, se non ricordo male, dall'amministrazione comunale. Però insomma, questo è stato forse la goccia che ha fatto traboccare il vaso nella pazienza delle opposizioni, che da tempo praticamente quasi tutto il blocco delle minoranze osteggiava la vendita, e adesso oltretutto questa sospensione ha dato la stura a critiche anche sul modus operandi dell'amministrazione comunale. Io partirei proprio con Lorenzo Giacobbi per sentire la voce dell'opposizione, una parte dell'opposizione, ma vorrei sapere cosa ne pensa la Lega, anche perché siete stati piuttosto caustici in queste ultime settimane, sia nel pre che nel post bando, diciamo chiusura del bando. Giacobbi. Assolutamente sì, ha centrato la questione presentando appunto l'argomento. Quello che non ha funzionato è stato sicuramente il modus operandi. Il tema dell'alienazione della Casina delle Rose è stato portato in Consiglio Comunale precedentemente all'ultimo Consiglio Comunale, e la maggioranza ha votato favorevolmente per metterlo appunto in vendita insieme ad altri beni. La cosa che è dispiaciuta è stato aver appreso dalla stampa, dopo il Consiglio Comunale del 29 di settembre, che era arrivata nel frattempo una proposta in comune per comunque rivalutare, riqualificare lo stabile, tra l'altro a costo zero per il comune, una proposta che abbiamo preso in mano facendo l'accesso agli atti, e che dal punto di vista pratico comunque non dava spiegazioni, non dava chiarimenti, c'erano molti punti su cui chiedere maggiori informazioni e quindi argomentare. Il Consiglio Comunale del 29 di settembre è stato il momento in cui abbiamo posto alcune domande alla maggioranza, al sindaco e assessori in modo particolare, chiedendo appunto quale sarebbe stato l'utilizzo, la destinazione d'uso della Casina delle Rose, qualora anche il secondo
la seconda scadenza del bando fosse stata non raccolta da nessuno, non sarebbero arrivate proposte. Non c'è stata data risposta. Abbiamo chiesto se c'erano novità in merito, non c'è stata data risposta. Poi apprendiamo dalla stampa appunto che novità ce n'erano, e poi successivamente il 4 di ottobre la giunta ha anche risposto a questa fondazione che aveva fatto questa proposta, senza nel mentre appunto informare il consiglio comunale, che è la cosa più grave, senza confrontarsi con il consiglio comunale o quantomeno con le commissioni, che sono appunto i due luoghi deputati ad un confronto e comunque a quel leader che riguarda l'alienazione di un bene pubblico, perché di questo parliamo. Quindi questo è stato il fatto grave, quindi una mancata condivisione e un modus operandi sbagliato. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata chiaramente quello che hai accennato anche tu, cioè il fatto che alla chiusura del bando non si è potuto aprire le buste perché mancava una corretta valutazione dell'immobile. Quindi è una cosa altrettanto grave, corretta la decisione di Baccapelo, il dirigente comunale, che però ecco non risolve la questione. Quindi quello che noi abbiamo chiesto in conferenza stampa, sulla stampa, con i nostri comunicati stampa, è stato appunto di riprendere in mano la situazione, riconfrontarsi in merito e quantomeno tentare una soluzione alternativa a quella che è la vendita, perché sarebbe gravissimo se adesso la valutazione che può fare l'Agenzia delle Entrate fosse superiore alle basi d'asta che è stata imposta prima della chiusura del bando, perché si dovrebbe annullare tutto e ripartire da capo. Sarebbe veramente ecco deleterio per tutti, e quello che noi vogliamo è evitare che il bene vada in vendita. Secondo lei, Giacobbi, perché allora il sindaco, l'amministrazione sono andati, hanno continuato sulla linea, sulla strada della vendita, anche senza la congruità di stima da parte dell'Agenzia delle Entrate? Si poteva attendere, si è scelto legittimamente di non attendere, perché per carità, lo sottolineiamo, non stiamo parlando di illeciti, insomma è una libera scelta discrezionale dell'amministrazione comunale. Perché però allora non si è deciso, secondo lei, di mettere in stand by, di congelare, no, l'alienazione della Casina delle Rose? Io credo che sicuramente loro contassero sul fatto che la valutazione dell'immobile sarebbe arrivata prima della chiusura dell'asta, quindi questo non è successo, e quindi questo ha creato un problema da affrontare. Il procedere, diciamo, in maniera dritta e imperterrita verso quella che era stata la votazione della maggioranza in consiglio comunale fa parte però un po' anche del modus operandi loro, perché lo stiamo riscontrando anche su tante altre tematiche, per cui qui quando il sindaco o qualche assessore o la giunta si muove in maniera dritta su un obiettivo, la minoranza sicuramente non viene coinvolta. Io spero che i miei colleghi siano stati coinvolti su questa decisione di procedere con questa lettera di risposta senza portare il tema in consiglio comunale. Mi piacerebbe proprio anche, no, capire effettivamente come si è svolta la dinamica. Però io credo che quando uno viene eletto consigliere comunale è consigliere di tutti, ok? E così come chi amministra è amministratore di tutti, è corretto informare, coinvolgere chi rappresenta l'elettorato, sia che esso sia la maggioranza, sia esso che sia l'opposizione. Se questo non avviene, purtroppo è una malgestione. Rocchi, Canditori, partiamo proprio da quest'ultima stilettata di Giacobbi. Siete stati informati, siete al corrente di tutto, di tutte le decisioni che bollono in pentola dell'amministrazione, oppure ve le trovate tra capo e collo? E soprattutto poi entriamo nello specifico della questione, perché se è vero che, insomma, come ricordavo, il parere di congruità sulla stima della Casina delle Rose è stata la stessa amministrazione comunale a richiederlo, però si poteva attendere, perché non si è fatto, e soprattutto consapevoli del fatto, perché nessuno, voi fate politica, amministrate la città capoluogo, sapete bene che insomma un parere di sospensione che arriva a distanza di poche ore dalla chiusura del termine ultimo di presentazione delle domande ha una eco sicuramente a livello mediatico negativa per un'amministrazione comunale, seppur, ripeto, lo sottolineo e lo ribadisco, una cosa assolutamente legittima, è una cosa che sta nell'iter burocratico, ma insomma questa parola sospensione, no, ha una, potrebbe essere un boomerang per l'immagine e il modus amministrativo di una giunta e di un comune. Guarda, brevemente, poi lascio Edoardo sul tema Casina delle Rose.
Noi ci, praticamente la maggioranza si riunisce una volta a settimana, dunque vengono discussi tutti i temi che comportano l'amministrare una città come Fermo. Dunque, se la tua domanda è sapete tutto, sì, perché facciamo parte di una maggioranza che si riunisce, che parla fra di loro, a volte con toni aspri, a volte con toni pacati, per poi uscire tutti quanti con un unico obiettivo. Cioè, come dice Lorenzo, sì, l'andare dritti, però queste cose vengono discusse, vengono parlate in maggioranza e poi si va, come dice lui, dritti all'obiettivo. Ci sono anche spesso e volentieri delle aperture nei confronti della minoranza, secondo me. Adesso Lorenzo forse le vede un po' poco, però secondo me ce ne sono state e secondo me ce ne saranno fino alla fine del nostro mandato. No, perché l'accusa che muove Giacobbi è ben precisa. Qui non informate l'assise, non informate di riflesso la città. È un dato oggettivo, non è che lo invento io. Posso? Vai. Innanzitutto buonasera e grazie Giorgio per l'invito. Grazie. Allora, io posso confermare le parole del collega, ma soprattutto amico Luigi. Noi come maggioranza rimaniamo compatti, come siamo compatti dal primo giorno. E il bello di questa maggioranza è che sì, ci possono essere conflitti cognitivi interni, ma poi riusciamo ad uscire da queste riunioni sempre uniti e allineati sull'obiettivo. E l'obiettivo dovrebbe essere quello del bene della cittadinanza, credo. Allora, la scelta tecnica, perché precisiamo, questa si tratta di una scelta tecnica di assumendo sospendere appunto l'asta per poi rinviare una valutazione che naturalmente in questo periodo può essere compromessa da una serie di fattori, le stesse vicende che possono essere pandemiche, geopolitiche, caratterizzano naturalmente una valutazione volatile rispetto a quello che garantirebbero dei tempi più calmi e cauti, che forse Fermo è da un po' che non vive, per un motivo o per un altro. Il fatto è, se ora noi vogliamo parlare, siamo stati informati? Noi siamo informati degli avvicendamenti della Casina delle Rose, ma come sono state informate anche le opposizioni nei consigli comunali dal primo giorno in cui sono in amministrazione? Perché ripercorriamo adesso gli step che hanno caratterizzato la Casina delle Rose, perché è importante che la cittadinanza stessa lo sappiano, ma forse la Lega ha dimenticato anche i passaggi che possono essere in consiglio comunale. Sarebbe ipocrita adesso dire che io, nel momento in cui abbiamo valutato il progetto Casina delle Rose come un progetto volto al restauro, volto al recupero, anche in sede universitaria, non ho difeso quell'idea. Sapete, io sono il primo a intervenire, voi stessi registrati gli interventi in consiglio comunale e partecipo. Ho difeso l'idea di destinare appunto la Casina delle Rose ad un intervento recupero anche per gli universitari. Sì. E in quel periodo, io mi ricordo benissimo, l'intervento della Lega che definiva appunto la Casina delle Rose non adeguata sicuramente ad una ricezione universitaria, ma che volevano un hotel, che volevano appunto recuperare quella struttura per dedicarla ad una cittadinanza di un alto livello. Posso dire che sono stato anche il primo però a difendere la messa in vendita della stessa Casina delle Rose. Questo perché? Perché comunque nel corso del tempo le cose possono cambiare, si possono effettuare diverse considerazioni e naturalmente possono cambiare anche per variabili esogene gli elementi che hanno caratterizzato una presa di decisione o un'altra. Quando io ho difeso la vendita della Casina delle Rose, l'ho difesa perché in questo momento non è che noi abbiamo la necessità di vendere la Casina delle Rose per avere delle risorse per porre in essere delle attività di manutenzione ordinaria. Il bilancio del Comune di Fermo è un bilancio in salute, lo dimostra la Corte dei Conti. Da una parte è vero, non avete necessità dell'introito che arriverebbe dalla casina, che arriverà molto probabilmente dalla vendita della Casina delle Rose, però a farla da contraltare c'è anche il fatto che insomma c'è un sindaco che dice: beh, noi non abbiamo nelle disponibilità delle nostre casse comunali risorse per fare quello che vorremmo fare sulla Casina delle Rose, sì. Perché quello che potremmo fare magari sarebbe un doppione di altre realtà che stanno sorgendo a Fermo. Ma noi ci rendiamo conto di cosa significa restaurare un immobile di quelle dimensioni, il costo che potrebbe avere e il rischio più che altro che potremmo correre una volta restaurato, nel caso non ci sia la domanda di mercato da parte del servizio che noi andiamo ad offrire. Il problema è che noi non ricordiamo che nel 2013-2014, e poi voglio riprendere la parte della fondazione perché anzi mi spiace che mi sia anche uscito da ridere quando si è parlato di questa fondazione, nel 2013-2014 ci sono state due aste che sono andate a bando, praticamente nullo, deserto. Sì. Perché? E che cosa si trattava in quel caso? Appunto di una messa a disposizione per poi
senza appunto un acquisto da parte, senza appunto una vendita da parte dell'ente locale, per poi rientrare dopo che appunto quelle aziende, quel privati fossero rientrati appunto nel loro investimento, ciò appunto sarebbe ritornato al comune. E questa è la stessa cosa che ha proposto questa fondazione, che poi diciamo magari che non siamo allineati sulle informazioni, la stessa fondazione ha proposto appunto di poter prendere questa casina delle rose, costo pari a zero, dove loro avrebbero naturalmente gestito appunto una volta restaurata la casina delle rose, e gli scopi di questa casina delle rose sarebbero stati quelli di culturali e quelli sociali. Culturali. Abbiamo Fonte Vecchia 13 milioni, io spero che la Lega non dimentichi questo investimento che il Comune ha posto in essere, beh, quello come bacino culturale può sicuramente accogliere quante più iniziative. Dal punto di vista sociale la mia paura è che qui la volontà poteva essere quella di un RSA, vogliamo veramente rendere la casina delle rose un RSA? Beh, io questo credo sia una cosa da evitare, soprattutto perché la volontà dell'amministrazione per la casina delle rose è quella di una struttura ricettiva che possa far girare ancor più il turismo, turismo uguale economia, economia uguale vita per la città di Fermo, indipendentemente dall'introito che si può ottenere da una vendita. Ecco, una buona gestione in questo caso è proprio questo, saper scegliere dove destinare. Io la ringrazio per aver fatto insomma questa puntualizzazione sull'offerta nello specifico, ma mi sembra aver capito che da Giacobbi e dalle opposizioni, perché di certo Giacobbi non ha bisogno dell'avvocato dell'amico del Giaguaro qui, era sul fatto che non sono stati informati sull'offerta pervenuta dalla fondazione, non insomma il metodo e non il merito. Assolutamente. Noi allora partiamo dal presupposto che gli avvicendamenti che si sono seguiti sono stati rapidi, sicuramente tempestivi, quindi tra sia la base d'asta che appunto la valutazione, allo stesso tempo anche l'offerta, hanno avuto un intervallo di tempo ridotto. Ma la domanda è: a cosa sarebbe servito informare di un'eventuale offerta totalmente al di fuori delle aspettative e delle scelte fatte da un'amministrazione, in questo caso al governo? Se noi il nostro obiettivo è un altro, ma un obiettivo già scandito, cioè, in consiglio comunale fuori tema. Si tratta, fuori tema. Possiamo sollevare un polverone su questa storia, possiamo aprire un dibattito, ma l'offerta comunque è al di fuori del nostro obiettivo. Ma questo obiettivo è chiaro già da un anno in consiglio comunale, la nostra vendita, io stesso difesi la vendita dopo aver in passato ancora difeso comunque il recupero. Quindi sappiamo tutti che l'obiettivo dell'amministrazione, no Lorenzo, magari sbaglio, l'obiettivo dell'amministrazione era quello di vendere, credo che sia stato sempre scandito anche nell'ultimo... L'obiettivo che era di vendere è verissimo, su tutto il resto è molto grave quello che stai dicendo, credo, perché valutare, giudicare se un documento che arriva in comune è di o meno interesse per tutti i consiglieri, sicuramente non spetta né al singolo consigliere né al sindaco, ma spetta al consiglio comunale. Quindi al di là di quello che poteva esserci scritto, anche fosse stato un foglio bianco, oltretutto nel documento che ho io in mano non si parla né di RSA né di altre cose, andavano chieste queste cose, quindi non è da valutare se il documento è di interesse o meno, andava condiviso, perché questa è la correttezza del modus operandi. Poi il contenuto, se avete giudicato che non avrebbe interessato la minoranza, dispiace, perché è un modo soberano che questo continua a esserci, che non coinvolgete. Questi sono dati oggettivi, purtroppo. Ottime sono le... questo noi non coinvolgiamo perché... Noi non coinvolgiamo. Allora, perché ne siamo pochi. No, il problema sai qual è? Il problema sai qual è? Che della minoranza e dell'opposizione, quello che ad oggi... Non lo so il motivo. Il problema è che in due anni e mezzo di amministrazione, io ho sempre, non ho mai parlato né di maggioranza né di opposizione, ma sempre maggioranza e minoranza. La vostra proposta ad oggi sono state semplicemente delle mozioni fuori luogo per il tema del dibattito, e questa è per l'ennesima volta una cosa fuori luogo rispetto agli obiettivi dell'amministrazione. Non direi. Perché se l'obiettivo dell'amministrazione già da un anno a questa parte è quello di vendere, è fuori luogo adesso prendere in considerazione un documento il quale non offre sicuramente degli spunti di investimento e di sviluppo economico, e citarlo in sede sia a livello comunale che adesso farlo passare alla cittadinanza come una cosa dove noi non vi abbiamo incluso. C'è da dire che questo documento è carta straccia per i nostri interessi, è questo. I nostri interessi sono altri, i nostri interessi sono quelli dello sviluppo economico. Dare l'immobile ad una fondazione mai sentita, mai interessata, che non ha mai effettuato un sopralluogo a Fermo, e quindi mai effettuato neanche una valutazione di persona di quell'immobile e del porto che potrebbe avere la società, viene considerato come una visione fuori l'obiettivo, e secondo me anche una perdita di tempo. Rocky, se vuoi aggiungere qualcosa. Guarda, Edoardo è stato talmente tanto esaustivo che voglio aggiungere ben poco, cioè che se c'è un imprenditore che vuole investire, se c'è un imprenditore che ha
delle forze proprie da mettere nella casina delle rose o nella pista di ghiaccio, mi riallaccio forse al prossimo argomento. Assolutamente. Ben venga, perché si chiama apposta imprenditore, cioè deve investire su un qualcosa di tangibile, secondo me, di bello una volta ristrutturato. L'amministrazione sarebbe stato un esborso di denaro pubblico, secondo me, investire sulla casina delle rose, troppo esoso per un'amministrazione comunale. Dunque, secondo me, sono di parte naturalmente, ben venga il privato. È normale, ben venga il privato, perché anche la gestione, adesso parliamo terra terra, la gestione di un ente non permette di effettuare chissà quali, di un ente, di un immobile, non permette di effettuare chissà quali investimenti, se poi sappiamo che in un futuro questo immobile potrebbe non ritornare nelle nostre mani, certo, naturalmente. Certo. Cioè, il discorso è anche il discorso Blockstein in questo caso, se prendiamo in considerazione, video comunque sulla falsariga di quello. C'è la paura di investire in qualcosa che poi sappiamo che non rimarrà nelle nostre mani. Un privato, per poter investire e sviluppare un discorso a lungo termine, noi non vogliamo che questo immobile tra 20 anni ritorni di nuovo, ma 20 anni, ma anche meno, magari ritorni di nuovo nelle mani del comune e non sapere ancora che cosa fare, magari, di questo immobile. È importante che un privato che abbia degli obiettivi di lungo periodo possa programmare, assicurandosi più che mai la proprietà, certo, di questo immobile stesso. E quindi per questo... Forse questo è il primo la prima risposta che doveva essere data, perché non abbiamo preso in considerazione la fondazione. No, è curioso che a buste chiuse si sanno già gli obiettivi dei privati che hanno fatto le offerte a questo punto. Si presume che diventa interessante. Secondo la legge economica anglosassone, si presume che un uomo nell'economia faccia delle scelte razionali. Esatto. E questo è il problema, che tu vedi fermo forse come non lo dovresti vedere. Tu vedi fermo forse in una realtà mediocre. No, invece, io la vedo bene. No, questo è il problema. Tranquillo. E questo è il problema, che non riesci ancora a vedere forse fermo come una città provincia, la quale è... Posso argomentare, lo so, me la servite su un piatto d'argento, perché allora bassetto indietro veloce, nel senso che le mozioni dell'opposizione o della minoranza, come vogliamo chiamarla, non sono funzionali. All'ultimo consiglio comunale 10 minuti di intervento, sottolineando proprio in maniera chiara come 3 temi importanti portati a votazione dalla Lega in consiglio comunale sono stati bocciati dalla maggioranza e poi mutuati, comunque, perché stiamo parlando del nuovo regolamento per l'assegnazione delle case popolari. 158 famiglie hanno potuto beneficiare di un bando che era fermo da un anno, che abbiamo sensibilizzato e sollecitato per poter assegnare nuove abitazioni. Parliamo del personale della Polizia Municipale, ok? Sotto numero come appunto quantità d'agenti, abbiamo sollecitato, sensibilizzato subito assunzioni di 200 a tempo indeterminato più altri 100 part-time. Abbiamo sollecitato 2 volte con le interrogazioni il lavoro, la mole che interessava l'ufficio urbanistica. 1700 pratiche ferme da portare avanti, più tutto quello che comporta i bonus vari che ci sono stati tra sisma, super bonus, bonus facciate, quindi una richiesta di documentazione, accesso agli atti, che stava sovraccaricando la struttura comunale e l'ufficio. 2 interrogazioni, ora c'è il nuovo personale che porta avanti il lavoro. Quindi dire che il lavoro, l'attività svolta dalla minoranza anche con proposte non sia utile, non sia funzionale, non è vero, è falso. Che poi venga bocciato e mutuato, questa è vero invece. Punto 1. Punto 2, se parliamo di ruolo provinciale del comune di Fermo, se mi permettete, è uno degli argomenti chiave su cui stiamo, no, anche puntualmente dando il giusto taglio a quella che è la politica di un comune capoluogo di provincia amministrato dal civismo, perché poi di questo parliamo. Dispiace parlare sempre di questo, perché il messaggio sembrava fosse stato chiaro, ma ancora se ne parla. Ma un capoluogo di provincia gestito esclusivamente dal civismo, perché se il civismo fosse supportato dai partiti, e questo l'ho detto anche in campagna elettorale e l'ho ripetuto sempre, darebbe una connotazione alla città di Fermo, al capoluogo. A questo ci arriviamo, perché questo abbiamo visto l'approfondimento in chiusura. Ok, allora mi taccio e andiamo avanti con l'argomentazione. No, andiamo un breve break musicale pubblicitario, poi torniamo come previsto da Luigi Rocchi sulla pista di ghiaccio. Abbiamo parlato della Casina delle Rose, è un bene che, insomma, una vendita che tiene banco da diversi mesi, diciamo la verità, e invece una questione che è emersa da qui a pochi giorni è quella sull'opportunità o meno di installare quest'anno la pista di ghiaccio in Piazza del Popolo. Ovviamente qui entriamo
non, se non nell'ambito diciamo tecnico-amministrativo, su quello dell'opportunità di installare una pista di ghiaccio in Piazza del Popolo. Ma perché? Perché è un periodo di restrizioni, purtroppo lo sappiamo bene tutti quanti, un periodo di caro di rincari esorbitanti. Insomma, questa pista di ghiaccio per i suoi detrattori sarebbe quasi una stonatura, per usare un eufemismo, no? Rispetto a chi, insomma, ha la situazione attuale, quella dei rincari, insomma, alimentare una pista di ghiaccio non è una cosa da poco. È vero, per carità, che l'amministrazione comunale, e qui cito il sindaco Calcinaro, darebbe lo stesso identico contributo che ha dato negli ultimi anni, quindi parliamo di circa 8.000 euro, correggetemi se sbaglio, però insomma, le opposizioni hanno un po' alzato le barricate anche su questa scelta, perché insomma non sarebbe, non darebbe una buona immagine della città di Fermo, quando poi in realtà l'amministrazione e la maggioranza puntano molto sull'immagine, come dicevamo prima, nel caso della Casina delle Rose, scusatemi il gioco di parole, che è un bene su cui la maggioranza e l'amministrazione puntano molto, proprio per risollevare le sorti a livello proprio di ricettività e di promozione di questa città. Io però, per seguire proprio una linea, partirei anche questa volta con Lorenzo Giacobbi, per capire insomma qual è il messaggio che a vostro avviso è stonato, che arriva dalla pista di ghiaccio. Sul tema della pista di ghiaccio noi ancora non abbiamo sollevato nessuna polemica o alcun muro, diciamo, esatto, che dal punto di vista pratico crediamo che ancora. No, ancora, perché lo sollevo questa sera, ne approfitto. No, è la migliore occasione. Dal punto di vista pratico credo che il trend che Fermo ha avuto con Fermo Città Natale è un trend positivo, questo è oggettivo, apprezzato da più persone, anche da fuori comune, quindi è bene comunque mantenere degli appuntamenti che possono, no, dare uno slancio, anche se periodicamente, comunque alla città. Colgo l'occasione velocemente per sottolineare così anche il discorso, no, legato al commercio, ma proprio una parentesi velocissima, perché spesso si, ecco, ragiona con il dare slancio e forza al commercio del centro storico con le domeniche quando c'è qualche evento o con gli appuntamenti periodici che può essere il Natale, appunto. Credo che anche lì servirebbe una politica un pochino più attenta, ok, per dare un sostegno durante tutto l'anno, creare proprio una politica per dare un supporto al commercio che possa partire dal centro e poi possa anche allargarsi alle periferie. Però questo è un altro argomento, ma ne colgo soltanto lo spunto perché abbiamo parlato del Natale, che è una delle tappe su cui comunque la maggioranza, no, esalta questa attenzione particolare alle attività commerciali. Io la critica che sollevo, ma la solleverò anche domani sera, perché domani sera abbiamo commissione consiliare, è il modus operandi nuovamente, perché ci arriva la convocazione della commissione consiliare dove al secondo punto c'è, cioè, focus attività natalizia eccetera eccetera, e poi c'è la conferenza stampa nel frattempo dal sindaco e gli assessori che presentano il cartellone natalizio. Se permettete, è uscito un comunicato stampa, questo è un dato di fatto, perché la commissione è domani sera e si parlerà del Natale. Saremo informati domani sera di quello che avverrà a Natale a Fermo, noi consiglieri comunali domani sera saremo informati di quello che avverrà a Fermo. Però nel frattempo la stampa è uscita, sì, quindi sì. C'è stata data la notizia, quindi 37.000 abitanti di Fermo sanno, ok, tra cui quei 9 sfortunati consiglieri di minoranza, sanno che a Fermo ci saranno delle iniziative, tra cui appunto la pista di ghiaccio. Quindi questo, no, non c'è lo specifico però. Questo comunque è un dato oggettivo altrettanto, il modus operandi di cui parlavamo prima, quindi in maniera molto semplice penso che tutti possano, ecco, raccogliere questo messaggio e capirlo. Dispiace questo soprattutto. Poi la scelta di mettere una pista di ghiaccio, la scelta di vendere la Casina delle Rose come parlavamo prima, perché poi ho dimenticato che in campagna elettorale Calcinaro a luglio disse no, facciamo lo studentato, poi dopo pochi mesi vendiamo, quindi anche qui no, le scelte, ognuno si assume le proprie responsabilità sulle scelte. Chi amministra si assume in prima battuta, più o meno supportato dalla minoranza in base all'occorrenza e soprattutto in base al coinvolgimento. Quindi io sulla scelta non entro nel merito, la scelta se ne assume la responsabilità. Chiaramente può sollevare delle polemiche, come le sta sollevando, ho letto anch'io sulla stampa
altri miei colleghi di minoranza che hanno appunto posto l'attenzione, no, sul caro energia e quindi quanto può incidere. Ho letto anche, quindi sarò curioso domani in commissione di capirne di più, comunque la sicurezza, no, trasmessa dal sindaco: state tranquilli, il contributo è solo questo, abbiamo trovato soluzioni. Domani sera spero, ecco, che ci vengano date queste informazioni, visto che ormai tutti sanno che c'è comunque la pista di ghiaccio. Domani sera almeno speriamo di sapere qualche dettaglio in più. Io ovviamente passiamo la parola ai consiglieri di maggioranza. A onor del vero, è uscita una nota dell'amministrazione comunale su, diciamo, la bozza sostanzialmente di Natale. Poi è intervenuto anche il sindaco Paolo Calcinaro, che non ha dato per scontata la realizzazione della pista, esatto, di ghiaccio, a onor del vero, perché ridame corre l'obbligo, però ecco, era una... andava interpretato, nel senso che se da una parte il sindaco Calcinaro dice non è così scontato che si faccia la pista di ghiaccio, poi elenca tutta una serie di dati che, insomma, lascerebbero intendere che, insomma, la pista di ghiaccio fondamentalmente si farà, perché dice se daremo il contributo di 8.000 euro la gestione sarà a carico, le spese saranno tutte a carico del gestore. Insomma, questa pista di ghiaccio, se a mio avviso, però questa è la mia modesta interpretazione delle dichiarazioni del sindaco, sta prendendo forma. Insomma, andava fatta, non andava fatta, un messaggio sbagliato, Rocchi. Allora, guarda, il messaggio non è sbagliato. Perché? Perché non è che ha elencato quello che si farà. Il sindaco ha detto si farà il Natale, sobrio, si farà, ma non ha detto cosa si farà. Per l'appunto è ancora un cantiere aperto. La prima delle dichiarazioni delle prime fu di Calcinaro: non spegneremo il Natale. No, infatti è vero. Cioè, però non è che è andato nello specifico che è stato deciso si fa questo, questo, questo e questo. Ancora è un cantiere aperto in Natale, ancora ci sono assessorati che stanno lavorando, siamo in cantiere aperto. Domani la commissione verrà vagamente, per certe linee, illustrato quello che si vuole fare, ma ancora un cantiere aperto, Lorenzo, non è che deciso ancora niente. Si vuole fare un'anticipazione, no, ma non c'è problema con Lorenzo, è un amico e lui giustamente fa il lavoro da consigliere di minoranza, certo. È giusto che lo faccia e deve essere così, perché sennò tutti amici e contenti, però qualcuno che te ti mette un po' di peperoncino, fa il suo lavoro giustamente e lo stimo e lo apprezzo per quello che fa. Il discorso Natale, ti ripeto, è un cantiere completamente aperto, si sta ancora lavorando, è partita ieri la manifestazione di interesse per la pista, dunque si sta cercando l'imprenditore, si troverà, non si troverà, dunque la pista si farà, non si farà, dipende dall'imprenditore, dipende se si trova l'imprenditore. Ti confermo quello che già ha detto il sindaco sulla stampa: 8.000 euro il contributo del comune, energia elettrica, costo totale va completamente a carico dell'imprenditore. Dunque qui mi riallaccio all'imprenditore, no? Se c'è un imprenditore per la casina delle rose, ben venga. Se c'è un imprenditore per la pista di ghiaccio, ben venga. Ben venga. Dunque trovo queste polemiche di questi giorni, il caro energia, ma se c'è un imprenditore e questa energia, no, va sulle sue spese, sui suoi guadagni, eventualmente che fa della pista, una parte sa che deve essere messa per pagare l'energia elettrica, sa che dal comune riceverà 8.000 euro, c'è un imprenditore, ben venga. Però è partita la manifestazione di interesse ieri. Per quello che riguarda l'ossatura del Natale, sicuramente ci saranno, questo se ne sta parlando ancora, meno luminarie, un po' meno luminarie giustamente per il caro energia, perché queste va a carico del comune, cioè del contribuente. In alcune zone verranno messi dei timer, dunque a una certa ora verranno spente per non avere un consumo notturno che non servirebbe quasi a nessuno. Ti posso dire che all'80% ci sarà, vabbè, la casa di Babbo Natale, quella ci sarà quasi sicuramente, i presepi ci dovrebbero essere anche i presepi, tra cui spero anche in Padre Sante Bessotte che sì. Riapre questo qui a fianco al presepe meccanizzato tanto caro a noi fermani, ci saranno le casette, quelle, vabbè, una tradizione, ci saranno, ci sarà un evento ecologico lì a Piazzale Azzolino, che se ne sta parlando, se ne sta ancora lavorando e si sta vedendo il da farsi. Però voglio rassicurare il mio collega Lorenzo che il Natale è ancora un cantiere aperto, dunque si è aperti anche a proposte. Domani c'è la commissione, Lorenzo, ben venga, fai una proposta, chissà, forse ti viene accettata, forse tu falla, però, giustamente la fai, e siamo lì insieme, che siamo anche in commissione insieme, dunque ci sono anch'io in questa commissione, dunque domani sarò lì con Lorenzo, parleremo. Però quello che ti posso dire è, Lorenzo, che il Natale è ancora un cantiere aperto, dunque siamo aperti a tutte le soluzioni.
Posso... Certamente, candidato, voglio sentire aggiungo veramente due parole, perché lui c'è stato completo e ci sarebbe davvero poco da aggiungere. In questo caso non rispondo a Lorenzo, ma anche a altre, colgo l'occasione anche per rispondere ad altre uscite comunque da parte della minoranza, dove proponevano magari realtà diverse come la pista di ghiaccio sintetico o la pista pattini a rotelle, dove che hanno tutti dei limiti, purtroppo. Purtroppo il primo tra tutti è quello di ghiaccio sintetico. Si tratta di un costo di 25-30 mila euro. Costa più di quello. Praticamente è qui che è stato valutato. È qui che ritorna conveniente, appunto, la pista di pattinaggio, 8 mila euro tutto incluso. Allora, qui l'economista, che ragionamento verrebbe nazionale? E beh, l'imprenditore applicherà delle tariffe più alte. No, qui noi ci siamo assicurati, appunto, tramite il contratto, tramite eventuali contratti, ci assicureremo che naturalmente il prezzo non possa superare una determinata soglia. In più, la pista pattinaggio a rotelle, perché è sconsigliata? Allora, partiamo dal presupposto che ha un'umidità, che c'è un'umidità nel fermano, e questo non sarebbe neanche possibile. Sì, si potrebbero mettere magari un deumidificatore, ma questo arriverebbe a dei costi allora ancora più alti rispetto alla pista di pattinaggio e alla pista di pattinaggio sintetico. E quindi per questo è sconsigliabile anche una pista di pattinaggio a rotelle sotto il periodo natalizio, senza evitare comunque eventuali piogge, quanto tempo la lascerebbe chiusa. E consideriamo che la parte più gettonata della pista di ghiaccio è sicuramente il pomeriggio, quindi quando il sole comincia a scendere. In risposta a questo, cosa non ci sarà? Luigi non ha scordato un intervento che sicuramente abbiamo pattuito, ma cosa non ci sarà? Molto probabilmente l'albero meccanizzato, che quello rimane a carico nostro. Quello rimane a carico nostro, quindi ecco. Allora, quello lì è stato annunciato anche dal sindaco, perché il discorso era dell'energia elettrica, che era totale spesa del comune di Fermo. Dunque, c'è ragione, ma mi fai questo appunto, infatti l'ho tralasciato. Non ci sarà l'albero meccanizzato, ci sarà il classico albero di Natale, pure lì c'è stata insomma un po' di polemica da parte degli ambientalisti, però questo è insomma, ecco, ci sarà il classico albero di Natale. Io secondo me non possiamo spegnere il Natale, perché il Natale di Fermo è diventato riferimento per tutta la provincia di Fermo. Dunque non lo possiamo spegnere, ma lo possiamo fare più sobrio, l'ha detto anche il sindaco, e così sarà. Però togliere la pista di ghiaccio, togliere l'allegria ai bambini, ai ragazzi che andrebbero dove? Altrove andrebbero dove? In zonacce dove andrebbero? Non lo so. Io li preferisco vedere sulla pista di ghiaccio pattinare. E poi aggiungo solo una piccola cosa, che naturalmente non verrà preso in considerazione solo il centro storico, anzi verranno attuate anche delle luminarie in altri parti dei quartieri, ma inoltre che, come diceva Lorenzo, come ha confermato, come dice anche Luigi, ormai il Natale in piazza è il nostro marchio che ci contraddistingue. Ottima la scelta di Trasatti, attualmente ancora ottima la scelta dell'amministrazione con Micol e Torresi, che comunque stanno seguendo appunto insieme allo stesso sindaco. Ma la cosa importante qual è? Garantire il Natale in piazza è garantire l'economia in piazza. Perché noi adesso non dobbiamo tralasciare tutti gli esercenti che grazie al Natale riescono comunque a vivere questa stagione come una stagione piena. Questo è fondamentale, perché infatti purtroppo spegnere il Natale significherebbe dare, permettetemi il termine, l'ennesima mazzata che questo periodo sta dando agli esercenti. E questo quindi deve essere anche un modo per contrastare la crisi, perché garantirebbe un polmone economico agli esercenti che naturalmente vivono alti e bassi, in particolari zone geografiche. E con grazie. Questo chiudo. Se Giacobbe vuole replicare rapidissimamente, poi andiamo all'ultimo argomento flash, poi vi concedo. Vabbè, replicherò domani sera in commissione a questo punto, perché di più altro da aggiungere no, domani sera vediamo. Dai, poi ce lo faccio sapere. Assolutamente. Guarda che la commissione è pubblica, dunque puoi sì, anche sì, venire sì. su e seguirla. No, io dicevo diretta. Poi a microfoni spenti. Microfoni spenti. Già ce l'ha Giacobbe, anticipiamo. Se no ti telefono io, ti la faccio sapere. Esatto. Così sicuramente arriva prima la stampa. No, a parte gli scherzi, io chiuderei con una riflessione, perché usciamo un po' dalle mura fermane, parliamo di provincia, però ovviamente gioco forza, parliamo con tre consiglieri comunali della città capoluogo. È notizia di questi giorni, di ieri, di fatto la composizione, il rimpasto di giunta a livello regionale, e qui è un discorso che tocco in maniera trasversale, perché all'opposizione abbiamo un consigliere della Lega e in maggioranza due consiglieri civici. Non c'è nessun assessore fermano, il fermano, partire dal sindaco Paolo Calcenaro, dal presidente della provincia Michele Ortensi, dall'associazionismo, aveva chiesto con forza un assessore. Era forse l'ultimo treno, no? Almeno per questa legislatura, per avere un assessore fermano. Lo aveva addirittura chiesto al bilancio,
insomma, una richieste puntuali, ben precise, l'assessore non è arrivato. Per l'ennesima volta, insomma, per la seconda volta siamo fuori dalla giunta regionale, non abbiamo più nemmeno un parlamentare eletto qui, Fermano, eletto nel Fermano, e insomma, come città capoluogo si potrebbe fare di più. Parlo di città capoluogo perché ho qui davanti a Radio FM 1 tre consiglieri della città capoluogo, però ho anche un esponente della Lega che è parte di forza di governo a livello regionale, ho due consiglieri civici. E perché vi faccio questa considerazione? Perché dalle reazioni ho sentito un voler rimpallare le responsabilità, è colpa dei partiti, è colpa di un civismo che non conta fuori dalle mura di Fermo. Non direi che è colpa del civismo, secondo me, perché fondamentalmente non conta essere civici oppure avere, come diceva prima Lorenzo, dietro dei partiti politici. Beh, se si ha un interlocutore, lo stesso sindaco Calcinaro ha detto, insomma, beh, qui i partiti hanno deciso. Ma sì, così. Questo sì, però è il discorso che ti faccio io, comunque sia, hai un referente come Puzzo, che è di Porto San Pietro, il territorio, hai un consigliere della Lega di Porto San Giorgio, che è Marco Marinacci, che è un amico, insomma, i riferimenti ci sono, non ce l'hai in giunta, ce l'hai in consiglio, però comunque ci sono. Politica nazionale, c'è il senatore Castelli, che si occuperà dell'Ascolano e del Fermano, sue dichiarazioni, ha preso anche i voti a Fermo, Castelli, comunque, secondo me, non mi preoccuperei più di tanto, sono fiducioso in tal senso, ecco. Io non so se Lorenzo vuole esprimere qualcosa, perché prima vedevo che magari aspettavo voi, poi non è un problema. Sì, benissimo, per me va benissimo Candidori, poi chiudiamo vai con Giacobbi, anche perché, ripeto, allora, è un esponente della Lega. No, questo quindi è sicuramente un tema importante, comunque confermiamo, sì, ne prendiamo anche atto che comunque per l'ennesima volta comunque il Fermo non viene considerato forse nel come è un dato di fatto. Sì, è un dato di fatto, sarebbe ipocrita comunque non confermarlo. Qual è però la domanda che ci dobbiamo porre, ovvero noi non veniamo considerati alla regione perché non abbiamo uno schieramento, che poi non veniamo considerati alla regione, qui è da aprire tutto un discorso. No, è vero. Perché? Perché non ce l'eniamo un partito? Quindi noi che dovremmo fare? E qua mi dispiace purtroppo sentire queste cose, noi che dovremmo fare? Noi dovremmo allinearci a delle idee dei partiti per farci considerare appunto dalla regione stessa. Beh, questo mi sembra un po' superfluo, anche banale, perché noi come però ecco, per entrare proprio, perché mi dà spunto per entrare nelle pieghe del ragionamento politico in questo caso, lei dice insomma per contare non accetta il fatto di doversi allineare a delle visioni partitiche per contare. Io però le chiedo un'altra cosa, magari far valere di più e meglio da civici, allora, le ragioni di una civica. Allora ecco, infatti questo arriva sulla seconda parte del mio intervento. Allora, partiamo dal presupposto che comunque all'interno del Consiglio, dato che parliamo tanto di minoranza e maggioranza, ci sono degli esponenti del Partito Democratico, ma soprattutto della Lega, che attualmente ha potere in regione. Allora, forse qui la domanda andrebbe indirizzata: quanto conta la Lega di Fermo per la Lega Marche? Ecco, forse questa è la prima domanda. Che importanza viene data alla parola di in questo caso di Lorenzo, ma potrebbe essere tu, di Romanella, da parte della regione? Lo stesso Lucentini, ex deputato, quanto si relaziona con voi? Per il resto, l'importanza invece che viene data al nostro sindaco? Beh, il nostro sindaco ad oggi, se prendiamo in considerazione il sindaco, in questo caso prendiamo l'elemento centrale dell'amministrazione, è un punto di incontro, è un punto di incontro tra i vari partiti, lo ha sempre dimostrato. Riuscivamo a ottenere dei finanziamenti dalla regione quando nella giunta regionale era presente la sinistra, riusciamo attualmente a prendere anche degli spunti anche adesso che c'è la destra. Siamo stati la chiave di lettura nell'elezione della provincia fermana della parte del presidente, indipendentemente dallo schieramento. Abbiamo tutelato lo schieramento di cui che sapevamo avrebbe potuto fare al meglio gli interessi della nostra città, ma in questo caso anche gli interessi della nostra provincia. È innegabile il lavoro chirurgico che Paolo sta facendo a livello provinciale, a livello comunale, ma questo è affermato già da anni, ma soprattutto anche i rapporti che sta sviluppando con la regione. Se noi da civici riusciamo ad ottenere una serie di finanziamenti, riusciamo a contare al di fuori dell'inserimento di un nostro membro all'interno della giunta comunale, all'interno della giunta regionale, questo è grazie a Paolo, è grazie alla sua capacità di farsi rispettare, di saper contare, ma anche grazie alla sua competenza. Di cui però, Paolo Calcinaro, di cui però non abbiamo capito ancora l'identità, e non per una sua responsabilità, per carità di Dio, ma perché è giovedì scorso, puntata di Zoom, il consigliere comunale Paolo Nicolai ha chiaramente detto che questo è un sindaco
di destra. Ormai. Dai. Questa è banalità. Questa è di destra. Signori, questa è banalità. Questa è banalità, però, perché non possiamo continuare a dire che un amministratore comunale deve avere un partito, deve avere uno schieramento nel 2022. Anzi, ormai nel 2023. I partiti, affermo, hanno sbagliato dalla destra alla sinistra. Paolo è il sindaco che, indipendentemente dal partito, è riuscito a fare il bene del cittadino. Vogliamo parlare di indebitamento? Che indebitamento aveva la destra, la sinistra prima dell'arrivo di Paolo? 60 milioni. E qual era la situazione di Fermo poi? Qui però parliamo di far valere le ragioni di un territorio in enti. E quindi schierarsi con un partito? E quindi schierarsi con un partito per far valere le ragioni di un territorio? Beh, dai. Ti chiedo il piacere di non farmi queste... Allora, caro direttore, vorrei chiudere e lascio poi subito la parola all'amico Lorenzo. Quanto conta la Lega, ma proprio con una battuta, no? C'era una canzone di Giorgio Gabriel che faceva ma cos'è la destra, cos'è la sinistra. Prego. Giacobbi, quanto conta la Lega? Allora, Rocchi dice cos'è la destra, cos'è la sinistra, ok. Candidori dice, ma insomma il peso specifico della Lega a Fermo mi sembra relativo, no? Rispetto, siete visti un po' come... Allora, no, ma indiana, possiamo parlare a lungo su questo tema, nel senso che innanzitutto la Lega è partito di governo in regione e a Roma. Questo è un primo aspetto importante attualmente, per cui c'è la possibilità di creare una filiera di governo da questo punto di vista. Colgo l'occasione per augurare buon lavoro a Roma, no? Per i nostri ex assessori Garloni e Ladini, così come augurare buon lavoro per i nuovi assessori Antonini e Biondi che vengono dalla Lega e vanno a ricoprire incarichi che erano lasciati vuoti. Noi 2 anni fa abbiamo fatto una scelta ben precisa. Io e 31 persone abbiamo creato una lista per presentarci alle elezioni comunali. Io credo che un partito che per sua natura esiste per fare attività politica, perché altrimenti ci potremmo chiamare, no, una prologo, un'associazione, come ci pare, ma quando c'è un appuntamento politico è importante che il partito ci sia. Quindi, così come sottolineai e non condivisi la scelta anche degli altri partiti di centrodestra di 2 anni fa di non presentarsi col simbolo, no, insieme creare un'opportunità di voto per l'elettorato di centrodestra, perché questo abbiamo fatto, e comunque noi ci siamo stati, quindi la faccia, l'identità è ben chiara. Il centrodestra Fermo attualmente è rappresentato dalla Lega Fermo, quindi questa è l'identità vera. Quindi quanto eventuali esponenti politici si possono rapportare con la Lega Fermo non è una cosa, diciamo, che va valutata. È un dato di fatto che l'unico espressione di politica col simbolo su Fermo di centrodestra è la Lega Fermo. Passiamo poi a quello che è il valore, ok, di avere un partito o comunque una connotazione politica, perché noi siamo bravi all'interno delle mura cittadine di Fermo. Questo, il civismo, ti permette anche una rapidità in alcune fasi, una propria autonomia decisionale, il non dover, no, comunque cercare dei confronti o ampliare, diciamo, il raggio. Le strutture partitiche esattamente sono un po' elefantiache nella, però allo stesso tempo, nel partorire decisioni, però allo stesso, no? Tempo, allo stesso tempo, quando poi vediamo smart, comunque, che gli altri capoluoghi di provincia, perché attenzione, noi adesso il focus è in quanto noi siamo un capoluogo di provincia, quindi bisogna analizzare gli altri 5 capoluoghi di provincia. Noi come gruppo consigliare Lega Fermo, forse non tutti lo sanno, ma nelle Marche c'è un gruppo consigliare di minoranza a Pesaro di 4 elementi, a Fermo di 3 elementi. Dopodiché, come gruppi consigliari Lega in opposizione, siamo una bella realtà, ok? Quindi noi come connotazione politica partitica su Fermo siamo una bella realtà, e anche il risultato elettorale preso, no, con la lista con il sottoscritto, ma anche alle ultime tornate elettorali, è un risultato elettorale importante per come stiamo lavorando e per come siamo comunque l'unica realtà. Proiezione a livello La proiezione, allora, dal punto di vista del tema che parlavamo prima, no, come valenza di un capoluogo sul territorio, uno deve connotarsi politicamente. Perché bisogna, oggi non ha un assessore, il Fermano. Ma il Fermano non ha un assessore perché comunque... Acquaroli ha detto chiaramente, andiamo nella continuità dell'esperienza, Sì, sì. Però, insomma, c'erano state... Di fatto sono state sostituite, no? Lega con Lega, Fratelli d'Italia con Fratelli d'Italia. C'erano state, no, delle ipotesi che erano uscite sui giornali di eventuali assessori qui del territorio. Però chiaramente poi quando vai a soppesare un territorio anche politicamente per capire effettivamente la connotazione di quel territorio, uno non può prendere come riferimento il comune da 5.000 abitanti, uno prende come riferimento il capoluogo di quella provincia. Quindi se il capoluogo di provincia
non ha una sua connotazione. Io qui non parlo di destra o di sinistra, io parlo di avere una, connotazione. Civico, okay? Di avere una connotazione è difficile poi, no, avere un beso quando si fanno determinati discorsi, è inevitabile questo, quindi io penso che tutti arrivano, no, a capire questo passaggio che è inevitabile. Poi connotarsi come civico permette di, no, anche surfare sull'onda a destra e a sinistra in base all'opportunità, questo, questo lo dice Cesetti, questo è una scelta. Allora siamo in due a dirlo, allora siamo in due a dirlo, però ecco, però la connotazione politica è questa, politico, perché ripeto, dobbiamo avere bene in mente quando facciamo questo discorso che noi siamo un capoluogo di provincia, non siamo il comune o uno dei comuni della provincia, noi siamo il capoluogo di provincia, quindi quando si parla di questa tematica uno prima deve allinearsi su questa frequenza d'onda, visto che siamo in radio, e poi affrontare il discorso. Da capoluogo di provincia bisogna avere una connotazione. Quindi per chiudere, poi immagino vogliono replicare, il sindaco Paolo Calcinaro è un sindaco di destra, come dice Nicolai? E se non è di destra, è un sindaco civico, questo per carità sta agli atti, e quindi se fosse stato un sindaco di partito ora avremmo un assessore in regione. Allora, dal punto di vista pratico, alle ultime elezioni nazionali il sindaco Calcinaro, no, in qualche maniera ha dato un input, no, di voler... Perché voi siete stati anche molto caustici, nel senso che il sindaco Calcinaro aveva detto, insomma, votate il rappresentante del territorio, no, alle, certo, politiche, certo, che di fatto si riferiva a Mauro Lucentini, questo è pacifico. Poi però voi siete usciti allo scoperto, insomma, in maniera piuttosto tranciante, dicendo quello non è un appoggio, perché quella è una facciata, certo, no? Certo, perché se poi perché, si va alle cene di tutti i partiti... Questo è fuori dubbio, ma anche i dati alla mano lo hanno dimostrato, perché se si doveva parlare di voto utile questo giro sul territorio, il voto andava dato a Mauro Lucentini, ok? Non perché è della Lega, perché era un esponente del territorio che aveva molte più possibilità di rappresentare il territorio a Roma, quindi il vero voto utile sarebbe stato questo, che poi non è stato sostenuto come promesso dal territorio. È stato quello per Guido Castelli, insomma, stando però non è del Fermano. Certo, Guido, Guido Castelli lo conosco bene, però non è del Fermano, quindi per quanto possa poi uno, no, arroccarsi sul fatto il Fermano andava sostenuto seriamente, perché non aver permesso, no, a Mauro Lucentini di andare a Roma per 800-900 voti in tutta la regione, quando questo territorio avrebbe potuto esprimere di più. Questo è una legge elettorale opinabile, chiaramente non dipende da me. Candidati. In chiusura. Allora, in chiusura posso dire che Mauro Lucentini aveva fatto anche bene come deputato, comunque io non posso parlare solo bene, un amico, e ne parlo bene. Sicuramente ritorno sul discorso che ho fatto prima. C'è Castelli, c'è Puzzu, c'è Marco Marinangeli. Dunque, secondo me non abbiamo un assessore, ma il territorio è degnamente rappresentato da queste figure. Dunque io non mi preoccuperei di non avere un rappresentante a livello nazionale, a livello provinciale, vabbè, no, lo salto, a livello regionale. C'è. Ok? Adesso chiudo un attimo, andando fuori dalla politica, vorrei ricordare Simone Seghetta. Beh, che è doveroso. Lo voglio ricordare, scusami, mi permetterai Giorgio, ma... Lo voglio ricordare l'amico, voglio ricordare il tifoso della Fermana e tutta la mia vicinanza, penso anche la nostra, perché lo conoscevamo tutti e tre, alla famiglia e ai suoi figli. Diciamo che Simone Seghetta è un tifoso della Fermana che purtroppo è scomparso ieri, poco prima, no, dell'inizio della partita casalinga della Fermana, 45enne, e domani si terranno i funerali a Monte Urano alle 15.30. Insomma, mi corre l'obbligo purtroppo di fare il giornalista. Anzi, grazie Luigi, grazie. Candidori. No, io riprendendo, guarda, chiudo perché dopo l'ultima parte Luigi c'è poco da dire. Volevo solo dire che l'unica cosa che mi preoccupa poi dell'affermazione di Lorenzo è che la connotazione politica non permette, secondo lui, quindi di affermarsi fermo a livello regionale, ma in questo caso la vedo più un modo di dire, purtroppo noi non siamo in maggioranza, noi come Lega Fermo non siamo in maggioranza, quindi la Lega Marche, Lega a livello nazionale, non ci dà la considerazione che meritiamo. Mi dispiace, me lo vedo un po' in questo modo. Forse sarebbe necessario da parte dell'Ego Fermo imporsi maggiormente rispetto agli avvicendamenti. Solo questo vorrei dire. Fortunatamente è registrato, quindi non ho detto questo e si può ascoltare. Io vi ringrazio. Prego. Ringrazio. Grazie. Luigi Rocchi e Edoardo Candidori per la maggioranza, per la lista Piazza Pulita, e Lorenzo Giacobbi, Lega, per la minoranza. Gradite così, minoranza, vabbè.
per essere stati qui ai microfoni di Radio FM1 per questa puntata di Zoom, per aver animato questa puntata anche con contenuti senza filtri, viva Dio, e do appuntamento, ringrazio Alessandro Luzzi e Simone Corazza che ci seguono dalla regia e rendono tutto questo possibile, ringrazio ovviamente in primis i nostri ascoltatori e do appuntamento giovedì prossimo sempre alle 19, sempre con Zoom su Radio FM1.